sape come facette, o sape come facette. Ambassassi carne bella, ambassassi carne bella. Tutto quella che mi ha detto, tutto quella che mi ha detto. L'upanare che mi chiede, tutte stava le giardine. Mele, zucchero e cannella, vado fa sta roba bella. Non c'è bisogno di zingare, pandi via con c'è. Come da fatta mamma, da io saggio, meglio di con le mani. Se, se. Non c'è bisogno di zingare, pandi via con c'è. Come da fatta mamma, da io saggio, meglio di. Qualcuno mi fermi, fermatemi. Lupo Fabio, Fabio, basta, torniamo, ricomponiamoci. E siamo qui con Lucia. Buongiorno, buongiorno Lucia. Buona domenica. Buona domenica anche a te. Allora, visto che, questa la settimana che è trascorsa fino ad oggi siamo stati parecchio esotici, perché la nostra Anna Chiara ci ha come dire, inondato di storie dedicate a questa parte d'Oriente bellissima. Allora noi abbiamo pensato, Lucia in realtà ha pensato, di fare un dolce esotico. Sudafricano, che non c'entra niente con le Maldive, ma sudafricano. Sudafricano, tra l'altro lasciatemi salutare, a proposito di Sudafrica, lasciatemi salutare il nostro caro amico Mariano Gallo, aka, che non è una parolaccia, aka significa also known as, cioè anche conosciuto come Priscilla, che a Johannesburg in Sudafrica è una star. Lo salutiamo. Lo salutiamo. Non lo so, avrà mangiato questo dolce, Mariano? Non lo so, non vediamo. Certo. Allora, vediamo gli ingredienti di questo dolce. Sì. Eccoli. Eccoli qua. Allora, Milk tart. La E? Sì. Milk tart. Torta al latte, facciamo prima. Ok. Per la pasta. Vai, faccio io. 100 grammi di burro freddo a cubetti, 100 grammi di zucchero, 200 grammi di farina 00, un cucchiaino e mezzo di lievito per dolci, un uovo e l'essenza di vaniglia. Per il ripieno invece abbiamo 700 ml di latte, 70 grammi di burro, 3 uova, 120 grammi di zucchero, un cucchiaino di essenza di vaniglia e 30 grammi di maizena. È una farina. E per guarnire un cucchiaio di zucchero e la cannella. Brava. Fabio, vogliamo ricordare dove Ma la troviamo? Certo, signora, non si preoccupi di scrivere tutto adesso, perché tanto poi trova tutto sulla nostra pagina Facebook, Domenica sulla Luna, stia tranquilla, non segni, sono tanti ingredienti. Adesso guarda il procedimento, poi dopo segna. Allora iniziamo con il burro e l'uovo. Questo bianco è burro? Sì, sì. Questo? Sì, bianco. Ci è andato e un mettiamo po' di... anche, sì, va bene. Sì, va bene. Per vedere adesso. Ho capito, ma ci è andato il gusto. E ora lo zucchero. Sì. E infine questa non è che una pasta frolla molto molto semplice. Una pasta frolla. Un po' di farina. Un po' di farina. Mm-hmm. E iniziamo ad impastare. Già che si alza le mani. Impastation sta preparando. Questo qui, così. Certo. Si sta preparando. Evitiamo di fare gli inguacchietti. Una volta che abbiamo impastato tutto come si deve. Sì. Se mi apri quella, facciamo vedere la pasta frolla. Questa sarebbe quella che viene da lì. Sì, sì. Ah, vedi? Perfetto. Con le mani però. Con le mani. Ah, ecco. Certo. Perché poi va. Fatta anche l'altra volta. Si deve impastare. Eccola qua, signori cari. Eccola. Ladies and gentlemen, here you are. Pasta frolla, togli quello là, se no. Pasta frolla. Inquadrare, grazie. E voilà. Eccola qui. La pasta frolla poi bisogna stenderla. Che qua non la possiamo stendere perché no. E metterla in un ruoto. Poi come la inforniamo a 180 gradi per un quarto d'ora. Aspetta un attimo. Signora Titina, a pasta frolla, la vendono già fatta al supermercato, non vi preoccupate. Eventualmente voi andate al supermercato, già te ne hanno fatto. Tranquillo, eventualmente, no, ve lo voglio dire. È un procedimento, quindi, Per carità,
però noi l'abbiamo fatta. Lucia si sta interessando a fare la pasta, tu hai detto che si può comprare. Tutta a forno. Io l'ho fatta, l'ho messa in forno a 180 gradi per 15 minuti e questo è il risultato. Mentre la nostra torta sta in forno, ecco, noi facciamo il ripieno. Il ripieno della torta. Io ci ho messo il latte. Ci sono tanti ingredienti, ma in realtà è facile. Sì, molto semplice. Sì. Poi metto il burro. Quindi il burro latte, nel latte. Burro. Latte. Poi faccio una cremina con... Una cremina, attenzione. Con le uova. Le uova che sono indistruttibili, queste uova. Quale le ha fatte una gallina bionica. Bionica. Le non uova, aprono. Lo zucchero. Zucchero, uova, zucchero. Sì. Ma che bontà, ma che bontà. E guarda, Lucia. Si consiglia anche di fare tuorli e albumi. Dividerli, insomma, però per una questione di tempo non... Cioè, nel senso, montare i tuorli a parte, gli albumi a parte e poi unire il composto. Bravissimo. Ma che bontà! E quindi viene una sorta di pasta. Allora, scusami, mi prendi questa bravissima. Una sorta di cremina. Ecco qua. Eccola. Mentre Fabio mi gira un attimo. Cataccia gira? E come lo giro? Curite? No, con il mestolo. Ah, il mestolino, aspettate. Questo qua di legno. Questo poi qua di legno. Metto anche all'interno del ripieno, che cos'è? Vanillina. Non è profumo? No. Essenza di vaniglia. Essenza di vaniglia. Ok, perfetto. Sì. Dopo? Quando si è sciolto il burro e il latte è diventato bollente, mettiamo la cremina, questa qui, all'interno. Questa? Questa all'interno. Ah, questa qua dentro? Vai, sì. Vai. Oddio santo. Vai. Con questa complicata che mi state facendo fare. Proprio. Okay. Ma che bontà, che cos'è questa cremina qua? Ma che bontà, ma e che si bontà. Deve ridurre fino a che punto? Ecco, poi gira. E si gira, piano piano Fabio, sì, perché qua secondo me sta bene. Com'è buono questo? Perché quello è zucchero e uova, che cos'è? Come zabaglione in effetti, sì, no? Sì, dopo mettiamo anche... La maizena. Maizena, vai con la maizena. Gira Fabio, vai. Gira la maizena, sta per andare a fuoco lo studio. Se vedete del fumo, non stiamo facendo i carciofi arrostiti. No, ma stiamo facendo... Nunguacce. Sì, sta facendo un po' di fumo, vabbè, non fa niente. È perché è andata una goccia sulla piastra. Non fa niente. Dopodiché mettiamo anche un po' di cannella. Vai con la cannella. Yassa. Ma che bontà. Signora, però quando a casa mischiate questa cosa dovete ballare, perché sennò non viene bene. È così. È perché in Sudafrica ballano, con signora. Con l'altra mano così, via. In Sudafrica c'hanno la foia e quindi, you know foia, e allora dovete ballare anche voi. Andiamo sempre a ballare in Africa. Quanto tempo dobbiamo fare questo? Sempre, quando non si fa il collo, vedi, non si amalgama tutto. Ho capito, ma non ce l'abbiamo tutto questo tempo. Dopo, comunque, quando si è dobbiamo raffreddato, stringere, quando si è raffreddato, bisogna metterlo nel nostro... Quando si è raffreddato, non caldo così, signora. Vabbè, quando mettiamo. Si è rappreso e raffreddato... Ecco qua. Quindi lo mettiamo nell'impasto. Lo mettiamo nell'impasto e dopo mettiamo lo zucchero di cannella sopra così. Per farlo caramellare. Quindi, signora cara, dopo si mette di nuovo nel forno? Zucchero di canna, comunque, sì. È zucchero di canna. Di nuovo in forno a 180 gradi per altri. Quando lo mettete nel forno, guardate che bella... Che meraviglia! Guardate che bella forma artigianale che ha... Bisogna provarla. E adesso bisogna assaggiarlo. E Fabio cosa fa? Ecco, vedi? Certo che lo prova. Una piccola fetta come sempre. Piccola... Mettete anche un po' di carta. Attenta, perché sta la carta. E me lo volete dire? Pensavo che l'avevi capito. Stavo combinando. Hai rovinato la torta. E vabbè, ho capito, ragazzi. Non è che si può proprio assaggia, fare... Assaggia. Il ripieno all'interno, com'è? Questo vogliamo sapere. La frolla è buonissima e il ripieno penso Vediamo. Com'è? Buono. È buono. Brava la nostra Lucia, grazie. E sempre sul ritmo di musica facciamo la cosa. Io Taverna.